C'è un rapporto di amore, diciamo così, in quanto da più di 10 anni io studio quasi in maniera totalizzante questo pittore. E ho cominciato a studiarlo ai tempi dell'università, chiaramente, ma molto prima della tesi, e poi in maniera accidentale ho ripreso per la tesi un suo seguace, un caravaggesco messinese che si chiama Rodriguez, e quindi mi è tornato utile lo studio del maestro Caravaggio e sul modo, insomma, di interagire e di formare anche altre persone che da lui prendevano spunto. Poi quest'amore è continuato dopo la laurea, perché ho trovato la sensibilità, insomma, del Caravaggio, che chiaramente non è una sensibilità edulcorata, ma qui parliamo di un uomo tormentato che ha inciso la sua vita in maniera molto forte, tra luce e ombre, tra santità e perdizione. Diremo anche stasera che ha ucciso un uomo, e questo è stato il perno centrale in cui ha ruotato la sua vita degli ultimi anni. Ecco, questo modo di vivere e di vivere il proprio tempo in maniera così contraddittoria io lo ritrovo esattamente nella nostra epoca, laddove nella stessa società puoi trovare la ricchezza e la povertà, il bene e il male, la luce e l'ombra, la vita e la morte in maniera netta, in maniera stigmatizzante. Ecco, io ho visto che quell'epoca è molto vicina alla nostra, e allora ho continuato a lavorare su quest'autore perché chiaramente ritrovo elementi che nella vita di tutti i giorni, nella vita della nostra società, riscontriamo quotidianamente. Quindi il progetto nasce un mesetto fa, parlando con Andrea, dopo che è venuto Sgarbi qua a Barcellona. Abbiamo detto, io ho telefonato, io ho detto: Andrea, perché non facciamo un qualcosa di diverso, visto che Sgarbi ha parlato poco di arte e ha fatto molta televisione? E lui ha sposato subito questo progetto, possiamo dire, e ci siamo messi subito al lavoro. La prima scelta è ricaduta a fare il primo spettacolo a Novara di Sicilia, in quanto l'amministrazione ci ha accolto e ci ha dato il teatro gratuitamente, service, disponibilità assoluta. E dopodiché abbiamo pensato, visto le numerose richieste, il successo che c'è stato proprio nel borgo novarese, di farlo anche qui a Barcellona. La scelta è ricaduta sul Papocchio. Io lo chiamo Papocchio perché mia madre insegnava qua nella scuola elementare, mi è rimasto, poi mi hanno corretto, dice che è il nuovo oratorio, e ho parlato con Padre Colosi, anche lui ci ha accolto questo spettacolo a ben volere, e ci ha dato anche lui gratuitamente i locali. È stata una amplissima e documentatissima carrellata attraverso tutta la vita, le opere del Caravaggio. Una serata interessantissima, fatta di dovizia di particolari storici, di aneddoti della vita, di lettura anche, direi, teologico e spirituale dell'opera del Caravaggio, e questo contrasto tra la grazia e il peccato, tra gli elementi del cattolicesimo e i primi influssi del protestantesimo che attraversano l'Europa. Una serata interessantissima. Io credo nel valore generale della bellezza come purificazione, come catarsi, credo alla funzione pedagogica anche che la comunità cristiana, una comunità parrocchiale, può avere nello sviluppo della spiritualità e della interiorità. L'uomo si nobilita attraverso la contemplazione del bello dell'arte. Grazie perciò a Giambra, che ha promosso questa serata e l'ha voluta qui nel nostro oratorio di Pozzo di Gotto. Grazie particolarmente a Andrea Italiano, che con la sua vastissima cultura e con i suoi appassionati accostamenti ci ha fatto gustare ancora di più l'opera di uno dei più grandi pittori del nostro tempo, della nostra cultura, meglio diciamo così, italiana, appunto Michelangelo Merisi, da tutti conosciuto come il Caravaggio. Grazie e buona serata.